Amici, benvenuti con Jacklon e Max su Fedem Hospital, secondo ospedale. C'è una grande quantità di malanni in questa zona. Prepara il tuo ospedale ad accogliere molti pazienti. Pianifica la costruzione di un reparto ricerca. Urca la ricerca. Ricorda di mantenere limpida la conduzione e cerca di mantenere la tua reputazione più alta possibile. Avrai a che fare con malattie come l'iperlingua. Pazzesca, la malattia della lingua. Hai bisogno di una clinica iperlingua. Puoi anche costruire una sala cardiologica che ti aiuti nell'analisi di nuove malattie. Che figo! Entrambe queste nuove stanze devono essere ricercate prima di poterle costruire, giusto, giusto. E se le ricerchiamo ora, puoi comprare anche dei lotti di terreno extra per l'ospedale. Prova la mappa della città. Mira ad avere una reputazione di 300, un bilancio banca di 10.000 e 30 persone curate. Ce la possiamo fare, la possiamo fare. Partiamo con le solite, ovvero iniziare a costruire prima di tutto una sala diagnosi. Ovviamente no, la gente arriva. Un ambulatorio al primo posto dove vai. Scusatemi, siamo qua. È l'ambulatorio. Ci facciamo il nostro ambulatorio ambulante qui davanti. Magari non proprio. Facciamolo qua, facciamolo qua. Ma che bello, un bel ambulatorio. Tanto qua non è ancora aperto l'ospedale, non possiamo subire danni. È meno bello esteticamente, probabilmente, però. Ok, perfetto. Ora questa è la porta. La porta la mettiamo qui sul lato. Ok, così la gente quando arriva ha subito l'ambulatorio davanti, e ovviamente la reception, schedario, ecco qua, schedario, e la sedia, ciao, dimmi tutto, guarda che bello, ah, che pazzesco sto ambulatorio. Bene, ora creiamo la nostra attrezzatura, reception, dov'è la reception? Non mi ricordo dove stava. Dovrebbe essere qua da queste parti. No, non me ne frega nulla. Vabbè, sentite, iniziamo a fare le cose che servono di più. Iniziamo a fare ovviamente il reparto ricerca. La farmacia. Farmacia è essenziale. Farmacia è essenziale. Farmacia. No, non voglio aprire il mio ospedale. Non è neanche la receptionist che apro. La farmacia, quindi praticamente i primi che arrivano saranno serviti. Ecco qua, gli ultimi saranno i primi. No, non era così. Perfetto, devi assumere un'infermiera. Lo so, ma fatemi comprare le cose prima. Annaggia, che fretta che hanno. Oggetti corridoio. Ecco qua, accettazione. Abbiamo bisogno di un banco di accettazione. Ovviamente le altre cose le mettiamo dopo. Ed eccoci qua. Un saluto a tutti. Siamo pronti, siamo quasi pronti. Bel banco accettazione. Ecco qua. Mamma mia, potete... ecco, proprio qua, quando entri. Bellissimo, oh, il concorrente colosso aperto. Partiamo con la nostra receptionist. Birinelli, buona motivazione e dedizione. Perfezionista non molla mai, costa, ma ne vale la pena. Bene, andiamo a prenderci anche ovviamente l'infermiere. Infermiera, abbiamo bisogno di un'infermiera. Mostra coscienziosità, costa, costa, costa. Brava, brava. Mettiamo qua in farmacia. E ovviamente ci serve un medico diagnostico normale. Lentezza e spignoleria eccessiva, aia. Perfezionista non molla mai. Sì, voglio aprirlo. Ci sta, perfetto, mettiamo qua. E ora andiamo a fare le cose più importanti. Ovviamente ci servono anche le piccole migliorie. Ah, l'inserviente purtroppo, l'inserviente di intelligente inizia a fare le schifezze. E noi, ecco, perfezionista non molla mai, guarda. Ci serve anche qualcosa, soprattutto per i nostri medici, che possano tranquillamente. Beh, intanto andiamo avanti, diagnosi generale. Perché a volte non basta, a volte non basta il responso iniziale e noi ci metteremo non qua ma qua, così abbiamo più spazio. Se riesco col cursore, ovviamente il grande dramma di sti giochi era sempre il cavolo di cursore e voi lo sapete benissimo, è così. Ok, guarda qua. Poi ci mettiamo un po' di armadietti, così la gente è contenta. Alla gente piacciono gli armadietti, i divanetti, cioè, la gente Dottore, piace non stare in chiamo piedi, assist ovviamente. standard. Ecco qua, paravento. Ah, che potenza! Che bello, vero? Che bello. Mettere delle finestre migliora lo stato d'animo del personale, vedi che. Dottore, dal medico Allora, adesso generico. facciamo un po' di divanetti. L'invasione dei divanetti. Ecco qua, un bel divanetto qua. Tanto, ecco qua, guarda che bello. La gente che aspetta, almeno aspetta seduta. Oh no, qui ci serve la sala pompa. Adesso dobbiamo creare la sala pompa, ragazzi. Neanche il tempo. Vabbè, io volevo farlo, tecnicamente volevo farlo qua così, però. Ok, anche qua. Bene, allora, facciamo subito la sala pompa, che ci servirà per questo simpatico tipo. Sala pompa, ok, sala pompa. Non posso girare in un'altra maniera? No, mi costringe a farlo qua. Sala pompa, mettiamola qua. Ok, questo qui sarà molto, molto interessante. Ovviamente dobbiamo poi fare anche la sala per il personale, quindi. Qua, potremmo mettercene una qui, ingresso qua. Dottore, richiesto un diagnosi standard.
Ecco fatto. Oh no. Perfetto. Sala pompa. Perfetto. Guardate che bello. Chiamiamo un altro dottore, ovviamente, perché cioè, i dottori ci servono, purtroppo. Stress e tendenza a commettere errori. Prende rischi stupidi. Si distrae. Molto rude, irrita la gente. Mi piace, mi piace. Mi piace, mi piace. È il medico perfetto per noi. Vediamo un po'. Cos'è queste cose qua? Come si gestisce? Nuova malattia, corpo sciolto, causa mangiare la pizza trovata in frigo. Sintomi, UG, sicuramente puoi indovinare, non voglio saperlo. Cura, un mix gelatinoso e filanti, sostanze chimiche, solidifica le budelle del, vabbè, del boia Faust, perché non c'è scritto. Va bene, andiamo avanti e facciamo ovviamente le cose utili. Abbiamo bisogno anche di proteggere i nostri cari amici. La sala del personale, ovviamente gli facciamo una bella saletta. Bella saletta tranquilla. Dove possono farsi i loro riposi in santa pace. Ecco qua. Visto. Sala personale. Si mettono qui, dottore. Si guardano la TV. Si guardano. Ma non c'è altro. Solo il sofà, niente. Vabbè. Bello. Ok. E quindi dicevo che appunto stiamo sistemando le cose. Ci serve anche una toilette. Perché la gente se la, altrimenti si fa la pipì addosso. E non penso sia piacevole. Perché poi dobbiamo pulire noi, ovviamente, non per altri motivi. Non è che ce ne frega qualcosa. Li mettiamo. Dottore, dal medico Anche la generico. toilette. Dottore, dal medico generico. Ok. Ok, questa non me la fa fare. Crudelissimo. Va bene. Bel bagno. Lavandino. Non posso farne altri. Mi sembra che si poteva. C'era il modo per incrementare le cose, però. Vabbè, fa lo stesso. So che c'era il modo. Oh, intanto stiamo curando la gente. Attenzione. Nuovo messaggio. Testa gonfia. Sniffare formaggio. Lo so. E bere acqua piovana. Non purificate. Sintomi molto scomodi e sofferenti. Grazie. Cura, la testa gonfia viene fatta scoppiare poi rigonfiata. Vabbè, ma lo sappiamo già. Mitica testa gonfia di sto gioco. Allora, adesso dobbiamo fare un lavoro importantissimo per il bene della scienza, che è appunto la sala per studiare le malattie, reparto ricerca. E dobbiamo farla. E ci servirà. Mannaggia, sta visuale non mi piace per niente. Ecco fatto qua. E facciamo qua l'ingresso. Guardate che bello. Ricerca. Mannaggia, si vedesse qualcosa in sto gioco. lo so, vabbè, considerate che siamo su Play 1, Scrivania, schedario. Poi ci dobbiamo mettere anche le piante, perché questi qui sono terapeuti. Ecco qua. È il computer, perfetto. Attenzione, colonite, sciroppo per la tosse a base di whisky pakistano, il famoso whisky pakistano. Sintomi, niente più tosse e nemmeno rivestimenti alle pareti dello stomaco. Dettagli. Un'infermiera può preparare una tisana. Beh, meno male che può farci lei. Attenzione, malattia del sonno, ghiandola del sonno iperattiva, sintomi, enorme desiderio di addormentarsi ovunque, cavolo. Conosco gente che ce l'ha sta roba, Veramente, siamo a livelli. Allora, reparto ricerca, sala personale, toilette, abbiamo fatta, boh. Quindi, pensiamo alle cose più importanti, la psichiatria. Psichiatria, ragazzi, qui ci servirà anche uno psichiatra, ovviamente. Oddio, ce la facciamo a farlo stare? Che fortuna, che bella fortuna, E ragazzi. Non prega le penso. pazienti di non vomitare troppo. Esatto, non vomitare troppo, ma insomma, diciamo, che schifo. Ok, divanetto. Ok, divanetto qua. E la sedia. Questo poveraccio che lo va a sentire. Ok, perfetto. Il dottore, esatto, dobbiamo prendere uno psichiatra, ovviamente. Psichiatra, prendiamo uno psichiatra. Questo qui non so cos'è, c'è un simbolino strano, ma non è uno psichiatra. Questo qui boh. Questi non sono psichiatri, però. Non so cosa sono, questo qui dovrebbe essere psichiatra, speriamo. Sì, ok. Si è messa a strada completamente, ragazzi, abbiamo appena iniziato e stiamo andando bene. Faccio un salvataggio di scorta nel caso le cose dovessero messe male. E adesso ovviamente iniziamo a fare le cose, altre cose importanti. Partiamo dal divanetto. Divanetti, continuiamo a metterli qua. La gente avrà sete. Ovviamente non abbiamo ancora neanche un posto dove possono stare in corsia. Ok, qui. Ecco fatto qui. Almeno abbiamo posto. Poi adesso andiamo avanti e ci mettiamo il distributore di bevande. La gente deve bere, la gente deve bere. Hanno il diritto di bere, purtroppo. Purtroppo, perché che schifo, devono pure bere questi qua. Ma dimmi te che roba. Manco si accontentano. Cioè, venire a bere in ospedale, vadano a bere fuori. Vabbè, ho capito, comunque, a parte gli scherzi. Mettiamogli qualcosa da bere. Ecco qua. Distributore. Oddio, quante ne ho messe? Ho esagerato! È un intero distributore di bevande questo luogo. Oddio. Mettiamo qua. Se non ti sta bene. Uno qua. Uno qua. E uno qua. Boh. Sentite, eh. Ok, attenzione. Il cavalier Gigi Bariloni ha espresso il desiderio di visitare l'ospedale. Ma non mi faccio. Ma certo, se il VIP vuole vedere. Noi ovviamente gli mettiamo anche delle piante. Che sono terapeutiche le piante. Una bella pianta vicino all'accettazione, mettiamo qua se c'è posto.
Ecco fatto, visto una bella pianta qua, una bella piantina qua, ecco qua. Poi una pianta la mettiamo in questa stanza, così facciamo una bella figura. Una pianta nella sala diagnosi, oh che bravi hanno la pianta, però poi non l'abbiamo da altre parti. Devi innaffiare le piante, e vabbè, adesso pretendi troppo. Ok, si è a metà strada completamente, ok, adesso dobbiamo fare ancora la corsia. Dolce starnuti, che Dio ci aiuti. No, starnuti che Dio ci aiuti, ma perché? È terribile questa. Radiatore, radiatore, non è tanto il problema avere un radiatore, prima. Allora, prima di tutto qui dobbiamo metterci un radiatore da ste parti, non so dove metterlo. No, non ci sta qua. Qui non ci sta. Beh, iniziamo a metterlo qua. Qui non posso. Qui posso. Ok, un radiatore qua. Un radiatore qua. Dottore richiesto in sala Poi pompa. vediamo che questa sala qua dove ci serve, ovviamente qui dove va il personale a riposarsi. Ora non mica stare al freddo i medici. Attenzione, abbiamo malattia, personalità TV, guardare la TV durante il giorno. È brutto, brutto, lo so. Sintomo, desiderio incontrollabile, presentare un problema alla cucina. Me ne sono accorto, andava di moda, troppo di moda. Un bravo psichiatra che cuce il paziente a vendere la sua TV e comprare la radio. Esatto, perché non c'è la sindrome da radio, ovviamente. Ovviamente, come al Partiamo solito, con faremo gli un VIP. spilorci e abbassiamo il riscaldamento, perché sinceramente siamo ad agosto. E francamente, ad agosto. Ecco qua, abbiamo il VIP. Abbiamo il VIP del canale. Ecco qua, perfetto. Sempre, non è mai banale. Ecco qua, ci siamo. Modifica stanza. No, no, perché devo modificare stanza? Perché devo modificare una stanza? Allora, abbiamo. Penso che abbiamo fatto. No, estintore, non si sa mai. Tipo, prende fuoco la roba. Sì, ho sbagliato. Estintore, non si sa mai. Prima che brucia tutto, sapete com'è? Avete giocato, avete visto The Sims, no? Tipo dove c'è la sala pompa, dove c'è la sala pompa, io farei un bel estintore, non si sa mai. Beh, la probabilità che salti c'è, e anche qua che c'è il macchinario della diagnosi, prima che succedano brutte cose. Infermiera richiesta in sala Malattie emorroidi pompa. fredde, sostare Dottore, vicino ai dal distributori medico di acque generico. ghiacciate. Sì, il paziente sente come se fosse seduto su un sacco pieno di pietre, grazie. Una piacevole e potente bevanda acida scioglie le emorroidi dall'interno, va bene. Adesso dobbiamo comprare altri medici, dobbiamo comprare una seconda infermiera, prima di tutto. Perché non possiamo far fare tutto a una sola persona. Grande resistenza, non si ferma mai, bene. Poi andiamo avanti. Abbiamo bisogno. E il problema è che qui devi innaffiare le piante, devo comprare un posto, mi scoccia perché. Eravamo a buon punto, ma abbiamo bisogno di una corsia, abbiamo bisogno di altre sale. E quindi ci compriamo, all'Egolandia compriamo così. Quanto costa? 5.500, così costa troppo. Vai, ce la facciamo, dai. Abbiamo comprato questo slot, zoom. Ecco fatto. Adesso ci riforniamo bene e facciamo le stanze che ci servono. Trattamento. Abbiamo fatto la farmacia, c'è. Ah, la farmacia, ora facciamo un'altra bella corsia. Facciamo una prima corsia. Dottore, prego recarsi in psichiatria. Mettiamo qua. Brutto, brutto, un po' ingombrante, devo dire la verità. Mi piace molto la corsia come è fatta, ma è gigantesca. Va bene. Ovviamente entri e c'è già la cosa qua. Ok, va che bello, va che bello. Va che farm. Ok, scrivania, lettino. Io vorrei però. Non posso aumentare il numero di letti? Volevo aumentare il numero di letti. So che si può fare. Probabilmente se io faccio. Attenzione, attenzione. C'è qualcosa? Abbiamo provato le diagnosi. Ma non so, manda a casa il paziente. No, scusami se non possiamo. Dobbiamo fare la ricerca, giustamente. La ricerca, probabilmente la ricerca ci vuole il medico da ricerca. Dottore richiesto in diagnosi Volete standard. vedere che ci vuole il medico da ricerca? È questo qui, incredibilmente capace e abile. Ho sbagliato, ovviamente. Ovviamente trovo la persona giusta e non riesco a prenderlo. Mettiamolo in sala ricerca. Oddio, è questa qui la sala ricerca, vero? Non me lo ricordo mai. Dovrebbe essere questa qua. Sì, è lui. Ah, oh, benissimo. Così fa le ricerche speciali. Siamo a metà del Richiesta completamento. infermiera in reparto. Ok. Ovviamente ci Dottore mettiamo. richiesto in sala Cosa c'è pompa. ancora di utile qua? In generale, psichiatria, corsia, ambulatorio, ambulatorio ce l'abbiamo già. Psichiatria, corsia, abbiamo già tutto qua. Sala pompa ce l'abbiamo, reparto ricerca, sala personale, psichiatria, farmacia. Direi che abbiamo tutto quello che ci serve. Ci servirebbe forse massimo una toilette, così chi ha bisogno troverà ciò che gli serve. Sapete cosa intendo. Ok, perfetto. Direi che ci siamo. Va bene. La gente pretende troppo. Va bene, ragazzi, io per ora mi fermo qua. Abbiamo quasi fatto il primo anno e vediamo poi come andrà.
con le avventure di questo incredibile ospedale di Legolandia, sperando in bene. Il computer ha migliorato il reparto ricerca, vedete, stiamo facendo miglioramenti incredibili. Il VIP è tutto contento, speriamo ci dia un responso favorevole. E ci vediamo alla seconda puntata. E quindi grazie, grazie di tutto e alla prossima. Ciao!